Per gli spettacoli parliamo dei virtuosi italiani che in esclusiva nazionale il 27 aprile daranno vita a uno spettacolo di tango. Che cosa posso dare con il tango alla gente? La gente le posso dare questa magia, questa storia di nostra Argentina, che è la storia di un paese immigrante. E quando quasi tutti se ne sono andati, lui danza. Miguel Ángel Zotto. Un amore lungo 26 anni per il tango. Questo ensemble che ha le coppe al bailare, corpo con corpo, cuore con cuore, e quel virtuosismo con la gamba, quello è lo che la gente, e la sensualità ovviamente della donna. Un assaggio di passi in attesa dell'esordio a Verona con i virtuosi italiani insieme a Tango por Tres in esclusiva nazionale. Faremo uno spettacolo incentrato un po' sulla storia del tango. Chiaramente è un avvenimento assolutamente internazionale, perché abbiamo voluto far esordire questa nostra idea proprio a Verona. La notte del 27 aprile al Filarmonico. Il pubblico si infiammerà con Zotto protagonista insieme alla sua partner, Diana Guspero, ai ballerini Pablo Moiano e Roberta Beccarini e ai virtuosi italiani. Ci faranno viaggiare nella terra del tanghero con le musiche di Astor Piazzolla, Angel Villoldo, Anselmo Aitea e Gerardo Rodriguez. Lo stesso Zotto firma coreografia e regia di questo spettacolo. Quando gira il bacino in avanti e indietro, c'è una sensualità enorme che la gente percepisce quello. Se il tango sarà intramontabile, non finirà mai, di più, giorno a giorno la gente continua bailando e non finirà mai, la cultura non finisce mai. Non è come finire mai la storia della musica non si finisce mai.